Questo derby tra i milanesi per accaparrarsi Davide Frattesi ti convince comunque il ruolo tattico di Frattesi? Io dico che alla fine forse non serve a nessuno delle due squadre, No, sono assolutamente no. coperti in entrambi i ruoli. Come dicevamo, mette dietro le quinte, Frattesi non ha proprio le caratteristiche per sostituire Brozovic, visto e considerato che Brozovic è di un alto livello tecnico, soprattutto uno che sa fare gruppo, oltre che, ti ripeto, tecnicamente parlando, è Poi si è nettamente visto il superiore di contributo che ha Frattesi. dato negli ultimi 2 mesi, il contributo che ha dato alla Esatto, finale. quindi Comunque. non, ti ripeto, non. Per me non è la scelta ideale, ecco, da interista non è la scelta ideale prendere Frattesi al posto di Brozovic. Una buona scelta invece è stato Thuram, un ragazzo giovane che ha giocato molto bene, è stato molto bravo nei mondiali svolti in Qatar, che darà una nuova risorsa tecnica nella famiglia dell'Inter. Ecco, quindi Thuram è una buona scelta. Per quanto riguarda Anche perché tutto Ritonato, sommato c'è Dzeko da sostituire e c'è la questione Lukaku non completamente risolta. esatto, sì, perché il Chelsea non lo vuole dare all'Inter. Vabbè, per la questione E Lukaku poi c'è vuole da. capitalizzare il Chelsea, vuole fare denaro giustamente sul Lukaku. Vuole Quindi se lo darà, capitalizzare il probabilmente Chelsea, lo darà a cifre. come pure ti ripeto, l'effetto che ha fatto come dicevamo dietro le quinte, l'effetto che ha fatto il Milan nel cedere Tonali. È vero che il Newcastle ha offerto uno stipendio al Tonali, ma Tonali almeno voleva rimanere, motivo per cui poi è scoppiato in lacrime. Evidentemente il Milan l'ha ceduto per fare cassa. Poi mi voglio collegare al discorso di Francesco Manno, quando ha detto che molti campioni italiani vanno a giocare all'estero. Diciamo che il calcio italiano è sempre rinomato. Secondo me, io penso che anche il calcio estero si sta alzando di livello e quindi sta diventando rinomato come il calcio italiano. Tu pensa, Francesco. Verratti che giocava nel Pescara in Serie B e pensa da giocare nel Paris Saint-Germain, oppure Mauro Icardi che dalla Sampdoria all'Inter pensa da Paris Saint-Germain e tanti altri ragazzi italiani che sono andati all'estero, tra cui Balotelli e via dicendo. Negli anni 90 questo era un aspetto impensabile. Quale calciatore italiano dall'Italia si trasferiva all'estero? Io ricordo negli anni 90 Gianfranco Zola, Gianfranco Zola, Candicani, ma erano erano giocatori già che giusto avevano episodi, una un'età media parentesi. quasi. Sì, no, concordo, Mi senti, Davide. Fran? Se ti Erano sento, giocatori sì. quasi a fine carriera. Oggi invece il calcio italiano, ecco, il calcio italiano è sempre rinomato, ma all'estero si sta adeguando al calcio italiano e quindi investono molto di più sui campioni pure. Aspetto che in Italia faceva negli anni 80-90, ora il calcio inglese lo sta facendo adesso. Diciamo quindi c'è un'avanguardia del calcio europeo, ecco, rispetto al calcio italiano. Io penso Francesco, questo. ti convince il derby Frattesi fra Milan e Inter, che probabilmente finirà ad una delle due, Non è il perché primo, pare che Te la stanno chiamando, c'è tanta ragione. l'operazione, gli 80 milioni di tonali, della cessione di tonali, possano servire per Frattesi. Ma sei convinto Assolutamente. che sia l'uomo che possa sostituire o Tonali? No, ma sono proprio altre caratteristiche. Un giocatore importante, sì, che ha fatto benissimo in una squadra comunque come il Sassuolo. Oddio, approdare una Mi big sembra non è più con semplice. caratteristiche offensive che Sì, difensive. Non è non è, l'uomo ma che si mette davanti alla difesa. sono due giocatori completamente, ma non penso che stiano pensando come a sostituirlo con Frattesi. Frattesi è un esterno, non vedo analogie. E poi non sono sicuro che un calciatore del genere possa fare, magari poi sarò smentito dal campo, come logico che sia. Però che possa fare subito la differenza. Noi a Napoli abbiamo un esempio chiaro in Raspadori. Raspadori pure il Napoli ha pagato un bel po' di soldi, anche perché aveva una concorrenza non da poco, però non è che si è esploso. Ricordiamo il gol fondamentale contro la Juventus in campionato. Però giocando lui, per esempio, Raspadori dice di essere una prima punta, ma da punta centrale ha fatto pochissimi gol, soprattutto in campionato. Da esterno sinistro, a prescindere poi da Kvaratskhelia. Però Raspadori, quando è stato impiegato, non ha fatto sempre benissimo. Mentre nel Sassuolo faceva la differenza praticamente in ogni partita. Quindi non lo so se Frattesi in una squadra importante come può essere il Milan, come può essere l'Inter, poi possa fare subito la differenza. E come dicevamo prima, invece Tonali è un giocatore bello finito.
paragoniamo il Tonali di adesso a quello del passato, del primo anno al Milan, sono due giocatori completamente diversi, quindi hanno acquisito una certa esperienza. Milan e Inter, entrambe dovranno sicuramente lottare per vincere il campionato e quindi avranno bisogno di acquisti, secondo me, già rodati. Se il Milan veramente, come sembra, sicuro, toglie Tonali, credo che debba comunque puntare su un calciatore forte, almeno allo stesso livello, anche perché poi il Milan ha fatto una grande Champions League, però in campionato è stato molto deludente, quindi credo che occorrano dei rinforzi, invece si va ad indebolire, anche poi la questione Maldini, lì veramente